Ciao ragazzi, buonasera e ben ritrovati qui sul mio canale di YouTube. Bene, siamo arrivati anche con questo corso di accordi e armonia, siamo arrivati alla fine. Quindi questa sera andiamo a fare la lezione numero 28 del corso appunto accordi e armonia. 28 dove abbiamo il compito, quello un po' più completo, Quindi poi adesso andremo a vedere di cosa si tratta. Ho cercato di fare una cosa abbastanza semplice in maniera tale che è alla portata di tutti. Quindi questo corso è arrivato anch'esso alla fine, quindi anch'esso è disponibile su pendrive. Quindi adesso troverete i link per andare a richiederlo e per poterlo appunto acquistare o sua chiavetta pendrive o anche in download, quindi scaricandolo direttamente da un link. Va bene, detto questo, come sempre qui faccio una versione abbreviata, libera, mentre per quella completa, insieme a tutto il resto del corso, insieme a tutti gli altri corsi che ci sono, Beyer, Cesi Marciano, Metodo Gennari, tutti quanti li potete trovare su Patreon con un minimo abbonamento mensile. Ma buon ragazzi, dai, detto questo, procediamo appunto alla lezione 28. Sigla! Ok ragazzi, allora per fare questo compito abbiamo visto l'altra volta, abbiamo fatto gli accordi semplici, poi gli accordi quelli un po' più complessi, ecco, oggi andiamo a fare quest'ultimo compito che è quello di suonare una melodia e in contemporanea fare l'armonizzazione, quindi ma in maniera un po' più raffinata e non grossolana come quello di mettere giù magari dei semplici accordi e fare la melodia con la destra. Andiamo a fare una cosa un po' più completa, più piacevole, quindi dove qua ci sarà bisogno anche da parte vostra una certa pratica adesso col pianoforte, quindi magari per chi suona già da tanti anni sarà un po' più facile e per chi suona da meno tempo magari un po' più complicato, un po' più difficile, però come sempre con l'esercizio e con la pratica si può arrivare a fare tutto. Io ho scelto di fare una canzone molto semplice, l'ho fatta io, una piccola trascrizione, qui come potete vedere dalla partitura, che anche essa è disponibile scaricandola, dentro c'è il link per poterla scaricare, ve la stampate in maniera tale che l'avete lì, e ho preso questa canzone di De Gregori Generale, quindi una canzone famosissima, fatta anche da Vasco Rossi, per chi è un po' più recente. Generale, l'originale era di Francesco De Gregori, siamo negli anni 70 con questa canzone, fine anni 70 o primi anni 80, adesso non ricordo esattamente l'anno in cui era uscita questa canzone. Allora, come vedete, io ho fatto questa partitura, che è una partitura semplice, che io ho messo giù per dei miei allievi di pianoforte che vogliono cominciare a fare qualche canzoncina. Qua seguo la prima riga che è la melodia e vedete che sono andato sotto a trascrivere gli accordi con la penna, ok? La tonalità in originale sarebbe in La, originale è in La, che ci sono quindi i diesis. Qui ho voluto fare una cosa molto più semplice e quindi l'ho fatta in Do maggiore, dove non abbiamo diesis in chiave, quindi rimane più facile anche per voi fare questa prima pratica. Ok, allora, andiamo subito a vedere di cosa si tratta. Andiamo a vedere la melodia, vedete, parte proprio con questo Mi, quindi è... Questa era l'introduzione, poi parte il canto.
vedete, ho fatto una melodia anche molto semplificata, quindi non rispecchia esattamente il canto, perché ha più note, ha più varianti dentro, magari generali, insomma la conoscete, e per chi non la conosce può andare a sentirla magari per la prima volta, la versione originale di De André o di Vasco Rossi. Vedete, qui ci sono gli accordi, parte con il primo accordo di Fa maggiore. Allora, come dicevo prima, chi accompagna in maniera grezza la canzone la può accompagnare facendo l'accordo, ecco questo qui che è un rivolto di Fa, oppure così, no? Quindi se vogliamo andare a farla con pure gli accordi scritti sotto, andiamo a farla così, no? Fatto in una maniera semplice, però io voglio indicarvi e insegnarvi o farvi vedere come si può fare armonizzando la canzone e nel contempo facciamo la melodia. Anziché mettere giù degli accordi semplici, io per esempio questo primo Fa lo vado a mettere giù così, il Do poi in questo modo qui, utilizzo, sentite, il pedale del pianoforte è molto importante. Ecco, qui abbiamo un primo esempio. Vediamo i primi due accordi. Io prima l'ho fatta così. Però io lo posso suonare anche in questo modo. Utilizzando il pedale, faccio la melodia e subito dopo la vado a vestire con l'armonizzazione. Che suonate in questo modo ha un altro effetto che non mettere giù degli accordi semplici. Lo so, è una questione di pratica, bisogna provare tante volte. Profonda è veramente una materia complicatissima, e c'è proprio un diploma in armonia, non è una cosa semplice. Semplici sono gli accordi che ho voluto mostrarvi io con questi 28 video lezioni e con questo piccolo corso, che serve più che altro per fare le canzoncine, come può essere appunto Generale o come può essere appunto Il Codice da Vinci. Poi lì vi ripeto, se è una cosa che vi piace, cercate dentro nei miei tutorial vari, nelle mie playlist, troverete anche, c'è un tutorial dove potrete andare a fare questo bellissimo brano di Zimmer. Ok ragazzi, vedete che io ho cercato anche con questo compito semplice, e ho preso una canzone semplice e l'ho fatta in una tonalità semplice, in Do maggiore, proprio per cercare di agevolare il più possibile anche questo ultimo compito e ultimo passaggio di questo corso. Bene, io spero vi sia piaciuto. Se lo volete in toto, sapete come reperirlo, sapete come richiederlo, sia con la pendrive o in download, e quindi lo trovate insieme a tutti gli altri miei corsi, e mi appresto a continuare con il nuovo percorso che ho fatto del come si suona. Ecco, questo qua, quello del come si suona, è il vantaggio che saranno tutti video free,
Quindi il come si suona non lo troverete su Patreon, perché come si suona sono tutte quelle piccole sfaccettature della musica, dell'armonia, che sono delle piccole nozioni che io andrò a fare. Ho fatto già la chiave di basso, ho fatto le terzine e le sestine, andrò a fare altre cose. Man mano che mi vengono richieste da voi, perché mi scrivete, mi chiedete ma come si fa a fare questo, come si fa a fare altro, e io cerco a questo punto tramite questa serie di tutorial che si chiama appunto Come si suona, di andare poi a farli. Quindi anche questo percorso l'abbiamo finito, ce ne saranno sicuramente altri. Adesso datemi solamente il tempo di organizzare, ma ci saranno sicuramente altre cose interessanti che cercherò di radunare in una serie di video e di mettervi a disposizione per voi che volete imparare a suonare e che magari non avete né il tempo né la disponibilità di poter frequentare una scuola di musica, un'accademia, un po' per il tempo, un po' per le distanze, un po' per i costi, un po' per tutto quanto. Insomma, sappiamo tutti che si vivono dei momenti un po' difficili, differenti da qualche anno fa, e insomma, l'unica cosa che confidiamo e che speriamo che tutto torna ad essere un po' più leggero come prima. È un augurio che faccio a me, che faccio a chi mi vive insieme, a chi mi sta intorno, è un augurio che faccio a tutti quanti voi. Va bene, ragazzi, detto questo, abbiamo concluso anche questa bellissima avventura dell'armonia e accordi e vi do appuntamento alla prossima avventura musicale. Una buona musica a tutti e vi saluto con un grande abbraccio e il mio solito consueto. Bye bye!